Paolo Caputo, tecnico Civita Vecchiese, oggi però sulla panchina degli avversari dell'Ostia Mare, una vittoria ai danni della sua ex squadra, ha provato qualche sentimento? È normale, la città dove, e nella società dove ho militato per 5 anni da giocatore e 4 da allenatore, gioie e dolori ho vissuto con questi gloriosi colori, è normale che qualcosa si prova, però dato che sono una persona, mi ritengo una persona seria, e l'allenatore dell'Ostia Mare, devo dare il 110% per i miei colori attuali. In campo si è vista comunque una partita strana, perché è giocata su un terreno profondamente modificato dalla pioggia. Alla fine l'Ostia Mare ha vinto 1-0, si è preso 3 punti e non sembra che abbia rubato niente. No, sono d'accordo con lei, non abbiamo rubato niente. Purtroppo le condizioni atmosferiche erano quelle che erano. Io pensavo anche che forse poteva essere rimandata la partita, però siamo stati bravi ad avere l'atteggiamento giusto, ad adeguarci in maniera rapida. Abbiamo avuto diverse occasioni, almeno 3 limpide da gol, e quindi, come diceva lei, usciamo dal fattore a testa alta senza coprirci il volto, vuol dire che non abbiamo rubato niente. Quando lei era allenatore del Civecchia, l'attuale presidente era Umberto Terzigni, oggi le cose sono cambiate, c'è Clemeno e l'atmosfera che si respira al Fattori di certo non è delle più festose. Ma dispiace, ripeto, per questi colori, per questa società gloriosa, però non voglio essere presuntuoso, dato che non conosco nel dettaglio le cose, preferisco non commentare. Quindi, ripeto, mi dispiace, ma però io devo pensare all'Ostia Mare. Civita Vecchia è una città fantastica, nei momenti importanti riesce sempre a uscire fuori, in tutte le situazioni, anche quelle politiche, e quindi come è stato in altri momenti lo farà anche adesso. I tifosi, nonostante oggi ha dato loro una delusione, l'hanno comunque applaudita a fine partita. Questo penso che per un allenatore è una cosa che fa molto piacere. Fa molto piacere tornare nei campi dove si è militato da allenatore e uscire fra gli applausi. Questo vuol dire che le persone ti ritengono una persona seria, una persona onesta, e non può far solo che piacere. Qui però la stima è ricambiata, l'avevo detto prima della partita, che li avrei rivisti con estremo piacere, così è stato.